Buonasera e benvenuti al Consiglio Comunale di mercoledì 27 settembre. Allora, prima di procedere con l'ordine del giorno, prego segretario, procediamo con l'appello. Allora, Caioni. Presente. Narcisi. Presente. Schiavi assente. Novelli. Presente. Travaglini. Presente. Scarpetti. Presente. Gagliardi. Presente. Cinciripini assente, Noci presente, Corradetti assente, Tosti assente, Luciani assente, Luzzi assente. I presenti sono 7, 1, 2. Per cui la seduta è valida. Ok, allora procediamo velocemente con il primo punto all'ordine del giorno e andiamo all'approvazione dei verbali di seduta precedente. Piano i verletti. Ok, quindi votazione. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore. Unanimità. Okay. Unanimità. Procediamo al punto 2. Al punto 2. No, senza ragione. Parliamo di revisione straordinaria della partecipazione ex articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, ricognizione, partecipazione possedute, individuazione, partecipazione da alienare. Poco da illustrare, nel senso che non c'è intenzione, non abbiamo intenzione di ovviamente fatta la ricognizione delle partecipate, non c'è intenzione della menzione comunale di alienare le stesse, almeno in questa fase non si ritiene opportuno alienarle, molto semplicemente. Ok, se non ci sono interventi procediamo alla doppia votazione. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore? Unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività, chi è contrario, chi si astiene, a favore. Unanimità. Ok, procediamo velocemente al punto 3 dell'ordine del giorno e parliamo di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale dell'area distinta catastralmente al foglio di particella 825, ditta Pulcini Rossani. Prego, sindaco. Allora, come saprete, in maniera abbastanza sintetica, si è creata la necessità di valutare l'opportunità di acquisire la particella che è esattamente al di sopra della nuova circonvallazione nel centro storico. Per effettuate delle valutazioni di carattere economico, essendo diciamo non opportuna forse per certi versi quella che è stata il muro di sostegno realizzato a contenimento del sovrastante oliveto e dell'appezzamento di terreno in oggetto, si è ritenuto, essendo diciamo più economico, intervenire con l'acquisizione del terreno piuttosto che fornire lo stesso versante di un'opera di sostegno che aveva dei costi senz'altro più importanti, si è ritenuto di intervenire con l'acquisto della stessa, considerato anche che la proprietà era stata in qualche modo, che aveva sottoscritto un accordo con la precedente amministrazione, si era trovata in qualche modo con un lotto intercluso e quindi anche con diciamo, l'impossibilità di effettuare nell'immediatezza delle culture che tra l'altro sono rappresentate in questo caso da un uliveto di oltre 100 elementi. Quindi diciamo in una specie di chiacchierata avuta fra le parti si è raggiunto un accordo transattivo per cui alla fine si è deciso di acquisire questa particella
nell'interesse esclusivo dell'amministrazione comunale, onde evitare anche delle possibili azioni di carattere legale da parte della parte attrice. Quindi si è deciso, quindi, come dicevo, di acquisire e di annettere al patrimonio indisponibile del comune la particella suddetta. Bene, allora procediamo direttamente alla votazione, alla duplice votazione. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore? Unanimità. Procediamo con l'immediata esecutività. Chi è contrario? Chi si astiene? A favore? Sono esauriti i punti all'ordine del giorno, quindi il Consiglio Comunale è chiuso. Buona serata.